si è rotto lui. Si è rotto esso. Non si accende più. Non fa più. E c'è la sorpresa. Quindi adesso apriremo questo Technoware. Apriremo questo oggetto. Io mi trovo in questo posto privo di strumentazione adeguata a effettuare manutenzione su questo tipo di oggetti tecnologicamente così evoluti. Ma nonostante ciò proverò lo stesso. Vedo che questo oggetto monta delle viti normali, che è una cosa buona, e quindi spero di riuscire ad aprirlo in modo sano. Sono senza occhiali, quindi non vedrò una beata mazza. Questo oggetto si apre senza superfetazioni, quindi ecco, 3 viti su 4 sono uscite. E il coperchio, ah, ma guardate cosa succede qui all'interno. Succede che il estremamente interessante. Succede che qua c'è una batteria piccola e poi c'è del liquido all'interno di questo oggetto. Chissà se è acido o se è piscia di gatto, cosa altamente probabile. Dopodiché abbiamo un trasformatore incastrato, fidel incastrato male. Ecco il trasformatore. E poi non c'è nient'altro. Questo oggetto mi stupefà. Quello che non capisco è il liquido all'interno. Ora, al fine di verificare l'ipotesi di una emissione di urina, cosa improbabile, io vedo del bagnato qui accanto alla batteria, vedo del bagnato all'interno e non capisco di cosa si possa trattare, perché le plastiche sono frammentate in varie parti e qua c'è la batteria, che però non capisco, dovrebbe essere sigillata. Io adesso la scollego se riesco e vediamo se riusciamo a capire. La circuiteria è veramente esigua, cioè non c'è niente qui. Ma come fa a funzionare sto coso? Come cazzo fa a funzionare? Non c'è nulla. C'è un trasformatore. No, vabbè, c'è un 2 viti tipo per il ferro messe qua. Ma come cazzo è fatto sto coso? Ma è una merda cagata e vomitata. Qua ci sono un paio di MOSFET. C'è proprio un troiaio questo coso. È un cesso abissale. Io non so questo liquido cos'è. Non sembra. Non sa di piscia di gatto, quindi non è piscia di gatto. L'ho appena assaggiato ed è acido. E quindi è acido. È uscito acido dalla batteria. In effetti qua vedo una parte. Sì, questo è acido di batteria. Quindi il problema è la batteria è andata in acido. Certo, e voglio vedere, con un circuito così di merda cosa vuoi che succeda? Se non che vada in acido la batteria. Che stronza, è veramente una cagata sto coso. No, ma io non ci perdo tempo a riparare sto coso, non esiste, io cerco un APC di seconda mano, tipo questo, e lo sostituisco e vaffanculo. Poi non capisco perché mi sta dando overload. Perché? Perché tu mi dai overload? Qual è la motivazione dell'overload? Qui non c'è nessun carico. Boh, problemi su problemi. Vediamo cosa misuro con il voltmetro. Misuro 10,75 volt, che non è male. È un po' basso, ma non è male. Solo che questa circuiteria, secondo me, è andata a fanano. Qua dentro non c'è proprio niente. Cercherò di aprirlo e vediamo un po'.
logicamente questa cosa non si apre perché ci deve essere qualche vite nascosta, eppure io non vedo viti, quindi questa cosa, c'è una merdosa clip e poi ce n'è un'altra che però è impossibile. Questa cosa non è fatta per essere riparata, decisamente. Questo pannello è un pezzo unico. E forse con la violenza, così. Anche qua c'è dell'acido. Ah, ecco, la scheda è fatta in questo modo, orrendo. Quindi tutto l'apparecchio è così. Veramente uno schifo, cioè. Questo oggetto è veramente schifoso. Può darsi che il problema sia solo la batteria, ma questo coso fa talmente schifo. Vediamo, se io lo collego così, cosa fa? Assolutamente niente. Non dà segni di vita di nessun tipo, dà solo segni di morte. Chissà, potrebbe essere solo la batteria guasta. Però io non ho mai visto un cesso simile, mai visto niente di simile. Addirittura non vedo neanche un fusibile su questa scheda. Niente, non c'è niente. Qualità pessima, costante nel tempo, veramente. Questa non è una superfetazione, questa è una suprafetazione, probabilmente. Ma questa cosa è un cesso abissale, è un cesso abissale. Sono senza parole, sono veramente senza parole, sono sparolato. E se fosse questo il problema, questo oggetto della Kuoyu. Della Kuoyu. Chissà, magari lui è andato in culo. Allora, testa di continuità. E abbiamo la continuità. Quindi questo coso non è intervenuto a proteggere esso. Quindi questo coso funziona. E tutto il resto che non funziona. Allora, la mia ipotesi è che o la batteria è scarica, e quindi potrei provare a collegarlo alla batteria gigante. Potrei collegarlo qui a questa e vedere se si accende, in modo da capire se il circuito funziona o no. Ho voglia di fare questa cosa? Vale la pena? Ma non lo so, ci sto pensando. Ok, ho trovato dei cavetti della morte e quindi adesso li collegherò al posto della batteria, cioè metterò questo qui, il rosso qui, e così potrò collegarli alla batteria gigante che è qui sotto di me. Quindi adesso questo nero, che non è nero ma è un po' anche giallo, lo metterò sul negativo della batteria e dopodiché con questo andrò sul positivo della batteria gigante e vediamo se mi scoppia tutto in faccia. E ovviamente non ci arriva, quindi ne prendo un altro e l'ho giunto. Ecco fatto. Vediamo ora se l'UPS si accende. Io ho collegato. Qui non succede nulla. Vediamo che tensione arriva. E c'ho 13,3 volt. Quindi la tensione c'è. Quindi in teoria io lo potrei accendere. E l'ho acceso. E si è acceso. Bene. Quindi sappiamo che lui funziona. Come vedete è acceso e sta bippando perché sta usando la batteria per funzionare. Quindi abbiamo capito una cosa, che lui si è guastato perché la batteria è morta. Quindi serve una batteria piccina. Come vedete sta funzionando. Molto bene. Quindi non è guasto. Vale la pena sistemarlo? Ma sì, potrei comprare questa batteria. Batteria quadrata. Questo serve solamente per il router internet, per la DSL. Quindi probabilmente vale la pena sistemarlo. Ok, va bene, vediamo se riesco a rimetterlo insieme. Ed ecco individuato il problema, e cioè questa batteria cinese 12 volt 5 ampere ora della Fujian Minhua Power Source Company. Vi siete mai domandati dove si trovi? Andiamola a cercare. Ed ecco alcuni risultati. Minhua Batteries. Questo sembrerebbe un sito internet, vediamo se si degna di caricarlo. Ovviamente
non può essere raggiunto. Ah no, ecco, adesso sì. Nata nel 96, una fabbrica enorme. E ancora deve caricare sta merda. Guardate che cosa meravigliosa. MHB. Fantastico. Minhua Power Supply. Wow. Professional. Che meraviglia. Company Introduction. Total Solution. Meraviglia. Io voglio vedere subito il video. La Company Introduction. Guardate che portale fantastico. Meraviglioso. Meraviglioso. Fatemi vedere il video presto. Voglio improvvisamente guardare tutto il video. Guardate che meraviglia. Sì, non caricherà un cazzo. Sì, il video che poi mi va in trasmissione. Guardate che cosa meravigliosa. Eh? Fantastico. Fantastico, trattori e satelliti. Meraviglioso, gente con la mascherina che guarda le cose. Robot che fanno cose. Gente al rallentatore. Portali di Auschwitz. È fantastico. È una fabbrica gigantesca. È una cosa gigantesca, tutta solare. Incredibile, incredibile ma vero. Questa merda di batteria ha fallito. Ora gliela spedisco al controllo di qualità. Meraviglioso, guardate quanti certificati in lingue incomprensibili. Non si capisce un cazzo, ma sono bellissimi. Fantastico, nel 2009 hanno scritto tutte queste cose. E hanno anche fatto un timbro strano. 2018, quattro segni strani. Meraviglioso. Guardate che cosa meravigliosa, io mangerò un frutto. Guardate, sono vestiti come i cinesi di Mao Zedong. Effettivamente sono cinesi, però fanno esperimenti di chimica. È meraviglioso. E io mangerò la frutta pensando a loro. È fantastico. C'è una scena bellissima, c'è un tecnico che traccia una riga a caso su un pugno di schemi buttati sul tavolo. Ecco, vedete, proprio a caso. Cinesi che lavorano col cappellino militare, gente che parla di cose. Non ti capisce un cazzo! Ok, visto che abbiamo appurato che il problema è la batteria, possiamo decidere, interrompere i test. Serve acquistare una nuova batteria. Intanto ho lavato le parti che stanno asciugando e la settimana prossima prenderò una batteria. E questo cazzo di computer perché non si spegne?
E adesso lo spegnerò con la violenza umana. Così, ecco, esatto, spegniti. Bastardo di un computer, spegniti. Perfetto, io ho staccato tutto. Posso anche andarmene a fare in culo senza passare dal via.